Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Continua a far discutere lo stato di ponti e viadotti in Abruzzo e in particolare nelle infrastrutture gestite da Strada dei Parchi. Ieri l'esposto dell'associazione Nuovo Senso Civico. Ulteriori perplessità sono state espresse stamani dal forum H2O circa manutenzione e piano investimenti su A24 e A25. Vediamo. Abbiamo appreso attraverso le dichiarazioni della holding che gestisce Strada dei Parchi, autostrade A24 A25, di investimenti fatti anche al di sopra di quello che avrebbe previsto il Ministero. E allora come stanno le cose, Augusto De Santis? Beh, loro sostengono di essere addirittura dei benefattori, noi però siamo sommersi di immagini anche date dalla stampa di ponti coi ferri scoperti. Loro dicono di aver fatto gli interventi previsti dalla convenzione, però poi c'è la realtà che ci dice che c'è una condizione sicuramente inaccettabile. Poi da chi dipende? Che erano stati previsti pochi fondi per la manutenzione? E allora forse va rivisto questo aspetto. I controlli sono stati fatti dal Ministero delle Infrastrutture? Beh, ci risulta che per esempio nel 2013 da Roma non sia partito nessun omino ad andare a verificare se i 26 milioni all'anno che bisogna spendere secondo l'accordo, come sono stati spesi. Se è stato tutto a posto, beh, comunque qualcuno ci dovrà spiegare perché quei ponti sono in quelle condizioni sicuramente non accettabili per una grande infrastruttura, ma neanche per una piccola. Poi sul fronte del piano degli investimenti che sarebbero da garantire per una infrastruttura di quel tipo, ecco, voi nutrite dei dubbi? Ma più che dubbi, noi abbiamo fatto accesso agli atti al Ministero e non ci vogliono dare le carte. Partono male, diciamo, gli enti che non vogliono assicurare la trasparenza. Perché non è che noi andremo là chissà a fare cosa, a leggere i documenti, però qualcuno non ce li vuole far leggere. Beh, di solito è strano, perché se non ci sono problemi, perché non far leggere ai cittadini che pagano quei pedaggi clamorosi per Strada dei Parchi da molti anni? Quindi, insomma, non è possibile che esistano, peraltro, nelle poche carte che abbiamo potuto leggere, erano previste entro il 2013 due aree di servizio a Rocca Casale, vicino Sulmona. Perché non sono state fatte? Hanno avuto l'autorizzazione a non farle da parte del Ministero delle Infrastrutture? Benissimo, allora con quale motivazione? Noi vogliamo anche incalzare il Ministero delle Infrastrutture perché evidentemente questa infrastruttura, crediamo, possiamo dirlo in poche parole, non ha una gestione come noi ci aspettiamo sicuramente, e questo vedremo se in capo al concessionario, in capo al MIT, al Ministero delle Infrastrutture, o in capo a entrambi, o non credo che sia il destino cinico e baro. Cambiamo pagina, Fratelli d'Italia si prepara alle prossime tornate elettorali amministrative. A Pescara, dopo la nomina di Stefano Cardelli a coordinatore provinciale, stamani è stato presentato il nuovo segretario comunale, Roberto Carota. L'occasione è stata utile per fissare alcune linee di indirizzo nei rapporti con gli alleati e Fratelli d'Italia ha lanciato l'ipotesi primarie per individuare il candidato sindaco nel centrodestra. Vediamo. Guido Testa, Fratelli d'Italia, presenta il nuovo segretario cittadino di Pescara, Roberto Carota, e lancia la volata verso le prossime amministrative. Esattamente, oggi con la nomina di Roberto Carota, uomo del centrodestra storico della nostra città, chiudiamo un po' il cerchio della strutturazione di Fratelli d'Italia. Centrodestra compatto, ci saranno fibrillazioni come magari si vede anche per le regionali? Ah, dalle fibrillazioni fanno parte del mondo della politica, ci sono state e ci saranno sempre. Noi siamo convinti e posso assicurare che Fratelli d'Italia sarà sicuramente il collante di tutto il centrodestra, perché noi da subito chiederemo tramite Carota e Cardelli la convocazione di un tavolo, perché dobbiamo partire per tempo con il programma, allestire liste civiche e liste all'interno dei partiti più competitive possibili, e trovare il nome di una donna o di un uomo che possa tranquillamente essere diciamo, il nostro candidato.
Nel caso in cui tutto ciò non si dovesse verificare, parlo per il candidato, noi come Fratelli d'Italia siamo pronti a sostenere anche le primarie, perché il centrodestra forse una volta per tutti deve anche passare tramite una legittimazione democratica. Dopo 4 anni e mezzo di disastro da parte della giunta Alessandrini dobbiamo per forza trovare il miglior candidato, ma più che altro programmi seri per il rilancio della nostra città, senza fare voli pindarici particolari, ma stando con i piedi ben piantati per terra e trovare quei punti programmatici che sono fondamentali per la città di Pescara. Penso alla manutenzione, penso alla gestione e alla manutenzione delle scuole, agli impianti sportivi che versano in situazioni difficili, al sociale. Oltre ai temi che ha già sviscerato il capogruppo, io penso che Fratelli d'Italia debba puntare soprattutto sulla sicurezza della nostra città e sul decoro urbano che in questi ultimi anni vedo da libero cittadino essere un po' nella deriva. Nessuna emergenza scuola bus a Chieti, lo dice ai nostri microfoni il sindaco Umberto Di Primio, ascoltato da Paolo Renzetti. Sindaco Di Primio, c'è un'emergenza scuolabus a Chieti? Di emergenze ne abbiamo tante, soprattutto legate al maltempo, ma non c'è quella degli scuolabus, se non per qualcuno che alza i toni con la speranza di avere un po' di titoli, e credo ci sia riuscito. Non è un'emergenza, il Collegio dei Revisori dei Conti ci ha detto che come comune non possiamo più gestire servizi che per noi sono particolarmente in perdita. Noi con gli scuolabus abbiamo una utenza molto ridotta, non serviamo centinaia di persone, però il costo è molto elevato, il costo per il comune è di oltre 300.000 euro a fronte di un incasso di 30.000 euro, quindi abbiamo necessità di ottimizzare queste spese ed è la ragione per la quale abbiamo deciso di affidare all'esterno o a Chieti Solidale. Stiamo lavorando con i dirigenti scolastici e stiamo lavorando con le società che potrebbero prendere in carico questo servizio, quindi oggi il problema non è se si fa o non si fa, ma è chi farà il servizio di scuolabus. Il comune certamente non lo potrà fare, metteremo un contributo in campo per coloro che dovranno gestire, però vorremmo anche che i cittadini, coloro che usufruiscono di questo servizio, comprendano che lo scuolabus non è un diritto irrinunciabile. Lo scuolabus è un servizio in più che l'amministrazione può dare. Ma quando inizierà l'anno scolastico sarà disponibile il servizio? Come succede sempre, inizierà dopo qualche giorno dall'inizio dell'anno scolastico, perché bisognerà verificare i percorsi, bisognerà verificare il numero degli utenti e quindi infine arrivare a regime a far funzionare tutto. Problema sosta selvaggia al parcheggio del pronto soccorso di Avezzano. Per il comandante della locale Polizia Municipale, il Comune potrebbe risolvere l'attuale accordo con la ASL e riaffidare l'area ad una gestione privata. Vediamo. Sì, è un'area purtroppo soggetta a forti criticità, in quanto dedicata ad accogliere persone che rappresentano di avere dei bisogni, e invece molte delle quali bisogni non hanno, sfruttano quel passaggio unicamente per camminare il meno possibile, al che prima o poi si riempie di auto in sosta vietata, gli interventi vengono fatti con sistematicità anche 3 volte la mattina e 3 volte al pomeriggio, a volte siamo andati pure di sera, ma il problema così non si riesce a debellare e abbiamo chiesto alla ASL di predisporre delle misure fisiche di dissuasione dalla sosta in modo tale da impedire fisicamente le auto di fermarsi se non veramente in condizioni di difficoltà. Purtroppo dei minimi lavori sono stati fatti, ma il 90% di quello che è stato richiesto non è stato ancora eseguito. Potrebbe esserci un nuovo tavolo di confronto a breve proprio su questa problematica, magari cercare di incontrare anche i vertici dell'ASL? Diciamo che già il comando della Polizia Locale ha avuto numerosi contatti con gli uffici tecnici della ASL, che poi sono gli uffici preposti ad attuare queste misure di dissuasione. Posto che non abbiamo ottenuto i risultati sperati, i lavori non sono stati fatti, è notizia che l'amministrazione comunale intende incontrare direttamente i vertici della ASL per sollecitare nuovamente questi lavori.
Non escludo che rimanendo lettera morta anche questa ennesima richiesta, il Comune potrebbe risolvere il rapporto di collaborazione dentro l'area del pronto soccorso e farla ritornare come era una volta, cioè un'area privata, gestione privata, dove ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Un geologo e un tecnico incaricati dal comune di Lanciano hanno effettuato un sopralluogo presso la voragine che si è aperta in un negozio del centro. Vediamo. È un problema con cui Lanciano dovrà fare i conti per gli anni a venire. Questa è la dichiarazione dell'ingegnere Pasquale Di Monte, tecnico incaricato dal comune di Lanciano assieme al geologo Luigi Carabba per analizzare quanto accaduto nel piano interrato del negozio Josephine lungo Corso Trento e Trieste. I due professionisti hanno percorso per circa 180 metri la cosiddetta condotta San Giacomo, guidati dagli speleologi del gruppo Protezione Civile San Filippo Neri. Ad una quindicina di metri dopo l'ingresso del tunnel sotto il ponte Diocleziano, l'impatto con il punto dove si è aperta la voragine nel negozio, con il crollo del pavimento. I tecnici rimetteranno a breve una relazione al vice sindaco Giacinto Verna, che nel frattempo preannuncia una prima soluzione, il riempimento della buca con terreno da realizzare nelle prossime ore. Nell'immediato l'attività commerciale che ha subito quel crollo nella parte inferiore del negozio verrà immediatamente riempita con terreno che andrà a mettere ulteriormente in sicurezza quei locali, ma ripeto, nei prossimi giorni riusciremo a capire ancora meglio eventuali altre soluzioni che si dovranno attuare con una serie di indagini e di perizie, come dicevo poc'anzi, anche di natura strumentale. I tecnici continueranno ad analizzare il problema per trovare soluzioni. Nel frattempo il vice sindaco Verna punta sulla sicurezza e l'incolumità dei cittadini di Lanciano. Da questi sopralluoghi, sia lungo Corso Trento e Trieste, dove sono questi negozi interessati, e sia dal lato Parco Diocleziano, a parte alcune criticità che si sono riscontrate, non pare ci sono motivi per cui si debba temere il peggio. Sarà una serata speciale quella del 3 settembre quando a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila chef stellati abruzzesi si ritroveranno insieme e prepareranno i loro piatti nell'ambito di un evento a sostegno della Caritas Aquilana. Fautore dell'iniziativa è stato lo chef aquilano William Zonfa, il servizio di Daniela Rosone. Sarà una notte stellata, quella del 3 settembre prossimo, quando nella splendida location del ritrovato Palazzo dell'Emiciclo si incontreranno chef stellati abruzzesi, artigiani del gusto locale e solidarietà. L'idea è dello chef aquilano William Zonfa, che per una sera e a favore della Caritas parrocchiale di Coppito metterà assieme i colleghi Nico Romito, Nicola Fossaceca, Arcangelo Tinari, Davide Pezzuto, Marcello e Mattia Spadone, con i produttori locali Mauro De Paulis e Gregorio Rotolo, supportati dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Si cucinerà sul posto con i tavoli montati nella grande agorà dell'Emiciclo. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il direttore Paolo Costanzi si sono messi a disposizione per aprire le porte del palazzo restaurato grazie all'intervento importante del consigliere Pierpaolo Petrucci, che ha subito sposato e apprezzato l'idea di Chef Zonfa, che aiuterà le famiglie bisognose e metterà in luce però le eccellenze dell'enogastronomia abruzzese in maniera preponderante per favorire anche il turismo nel territorio e la promozione. Abbiamo organizzato assieme alla mia struttura una cena di beneficenza dove tutto il ricavato verrà devoluto alla Caritas parrocchiale di Coppito e la cena verrà diciamo allietata da tutti i chef stellati e l'aperitivo verrà preparato, come detto te prima, dagli artigiani del gusto. Uno è Mauro De Paulis, dei fratelli De Paulis nell'orcineria, e l'altro è Gregorio Rotolo per quanto riguarda i formaggi, proprio per trattenere una tradizione, un aperitivo fatto di salumi e formaggi. Poi ci sono 5-6 piatti di chef stellati e concluderemo con un caffè che ci ha offerto diciamo uno dei posti strategici e lo scelto della villa. Sono tante le aziende che hanno sposato la causa fornendo vini, prodotti, cucine e allestimenti in maniera gratuita. Zonfa ha sottolineato che il solo contributo economico è arrivato dal Lancia, che ha voluto ringraziare. Si arriverà ad un tetto massimo di 100 persone, si pagherà 100 euro a testa. Si potranno inviare le prenotazioni via mail a Magione Papale, che con la propria struttura si è messa a disposizione per un supporto logistico. Il menù sarà sorpresa, prima ci sarà un aperitivo offerto dai produttori dei Paoli
e rotolo con salumi e formaggi. Spadone curerà l'antipasto con fossa cieca, Pezzuto si occuperà del primo, Tinari del secondo e Zonfa concluderà con un dolce realizzato con l'olio extravergine d'oliva. Romito porterà invece all'Aquila il pane con un suo progetto speciale, caffè offerto dallo chalet della villa. Ad allietare la serata dal punto di vista della musica ci saranno Simone Colciglia, Federica Mancini e Giampiero Torlone, in una serata che sarà raccontata dalla giornalista Germana D'Orazio. Nel nostro territorio, nella comunità della parrocchia di Coppito, abbiamo tante famiglie con serie difficoltà, perché già noi operavamo prima del terremoto, dopo il terremoto la situazione è cambiata, è andata in peggio, persone che si ritrovano senza lavoro, senza casa. È stato Teo Teocoli a chiudere l'edizione 2018 del Festival del Teatro Comico di Sant'Omero. Nel prossimo servizio lo ascoltiamo e vediamo anche alcuni momenti della sua esibizione. Porta le bambine, io ho due figlie, una si chiama Pocahontas e l'altra Iaquintas, questo di cazzo il nome è Iaquintas. Portale dai nonni e io chiamo gli amici. Ho chiamato Bruscolotti a Casoria, ho detto, ehi Brusca! Andiamo a Milano, Milano, un mese di viaggio, ma va a fare un mese di viaggio. La Val Vibrata chiama Teo Teocoli risponde, ci sono. Sant'Omero ospita il Big della Risata nel suo cartellone 2018. Teo Teocoli, grazie per esserci. No, grazie a voi per avermi invitato, so che questo festival funziona da diversi anni con grande successo, quindi partecipare è un piacere, è un onore. Per noi è importante avere un big della comicità, della risata, un trasformista, un cantante, un animatore, non sappiamo quali aggettivi utilizzare per chi come te è davvero poliedrico, e questa sera insieme alla Big Band darai sicuramente maestria della tua arte, che è un'arte unica. Beh, io sono un artista tragico, lo faccio per passatempo come l'umorismo, ma la mia vera passione è la tragedia greca, la tragedia romana. Che non è vero, però pur di far ridere qualcosa devo sempre inventarmi. No, niente, sono contento, mi hanno detto che c'è un bel pubblico, io non dico mai pieno, non pieno, ma c'è un bel pubblico, quindi spero che sia una bella serata. Un'ultimissima cosa, chiuderà il Festival 2018, l'estate volge al termine, che cosa attende sia televisivamente che in teatro e in altre piazze d'Italia l'arte firmata Teo Teocoli? Guarda, televisivamente niente, perché visto la situazione non ci sono spazi, non ci sono idee, non ci sono proposte peraltro. E invece lavorerò molto in radio, farò 2 anni di radio con R101 e quindi mi sbizzarrerò in radio, perché oggi credo che la radio sia più importante della televisione. Se non altro è più creativa. Chi fa la radio deve inventarsi qualcosa, non ha orpelli, non ha niente che la sua voce. Peraltro devo anche aggiungere che la radio richiede meno musica adesso e più parole, più intenzioni, più pensieri. Invece ad Altino, in provincia di Chieti, è in corso l'edizione 2018 del rinomato Festival del Peperone Dolce, festival che si è aperto ieri, questa sera la seconda e ultima serata. Conosciamo le novità appunto di questa edizione. Sono 2 le novità di rilievo al Festival del Peperone Dolce di Altino. La prima è che si può arrivare al borgo storico direttamente in navetta da Lanciano e da Vasto, saltando così la fila alle casse. La seconda è che al menù di ogni contrada è abbinata una cantina di vini abruzzesi. Un salto di qualità su più fronti per la 10ª edizione, organizzata come sempre dall'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino, prodotto tipico locale e presidio Slow Food. Il servizio di navetta da Lanciano e da Vasto, con menù completo incluso nel prezzo, è un'iniziativa organizzata in collaborazione con Di Fonzo, spiega il presidente dell'associazione Sebastiano Scuppi, a costi promozionali. I nostri ospiti potranno evitare di prendere l'auto, saltare la fila alle casse e viaggiare in
sicurezza senza problemi di parcheggio né di guida, soprattutto al ritorno. I costi 20 euro da Lanciano, 25 da Vasto, comprendono il biglietto di andata e ritorno e un menù completo, cioè primo, secondo e dolce, di 15 euro da poter spendere in qualunque stand. Partenze alle ore 19, rientri a mezzanotte da e per i terminal bus di entrambe le città. Rosso, intenso, aromatico e versatile, il peperone dolce di Altino viene declinato al salato e al dolce nei menù delle 8 contrade in gara: Altino, Briccioli, Fontelama, Fonte Mandrelle, Quartamonte, Sant'Angelo, Scosse e Selva. Tra gli ingredienti più utilizzati dalle contrade ci sono altri prodotti tipici locali o certificati da Slow Food. La giuria del Palio è presieduta dallo chef Ermanno Di Paolo, testimonial della 10ª edizione, e il giornalista esperto in enogastronomia Federico Quaranta, che sarà presente al festival sabato sera. E ora apriamo la pagina dello sport, perché questo pomeriggio alle 18 ci sarà la prima di campionato per il Pescara sul campo della Cremonese. Tra i biancazzurri dubbio nel tridente con il ballottaggio tra Marras e Mancuso, titolari per il resto Cocco e Antonucci. Invece sul fronte della difesa ci sarà il debutto di uno degli ultimi arrivati, ovvero Matteo Ciofani, che giocherà a destra con Balzano a sinistra. Coppia centrale per Rotta Gravion, partirà dalla panchina Scognamiglio. Nella Cremonese sarà l'ex ternano Montalto a guidare l'attacco e in mediana ci sarà un ex biancazzurro come Croce. Ascoltiamo ora il tecnico dei grigiorossi, Andrea Mandorlini. Campionato molto molto duro, quindi rimangono invariati i playoff, rimangono invariate le retrocessioni, quindi ci sarà veramente la classifica ancora più corta, ancora più combattuta di quello che è sempre stato un po' la caratteristica di questa Serie B. E quindi questa è la dice sulla difficoltà di questo campionato e sono veramente curioso di vedere a che punto siamo. Insomma, affrontiamo una squadra, adesso vado avanti, magari vado avanti da solo, una squadra insomma, che ha cambiato poco relativamente, quindi una squadra che ha anche velleità, insomma, ha detto insomma, i programmi sono quelli di lottare per venire su, quindi già troveremo una partita con degli avversari duri. Tutti in quel settore lì siano delle squadre più attrezzate dal punto di vista tecnico, di qualità, hai detto Menusciai, Brugma, Machin, insomma sono tanti giocatori importanti, davanti Cocco un giocatore che ho avuto, insomma è ritornato Capone, tutto quello che ha fatto con l'Under 21, e l'Under 20, non 21, adesso mi ricordo bene, però insomma davanti è una squadra insomma, che anche lo scorso ha fatto bene, sono concorde col dire che è una squadra di qualità, soprattutto in mezzo al campo e davanti, è una squadra che è da prendere veramente con grande concentrazione, attenzione, perché credo che può far male a tante squadre. Sicuramente un po' stanchi lo saremo, abbiamo tanti giocatori, abbiamo voluto i doppi giocatori in quasi tutti i ruoli, quindi da questo punto di vista se uno è stanco ne giocherà un altro e via dicendo, quindi, però sono consapevole, diciamo così, che abbiamo lavorato duramente. Serie C, seconda giornata di Coppa Italia domani per il Teramo, che sarà di scena a Rieti allo stadio Centro d'Italia Maglio Scopigno, partita che si disputerà alle 17.30 a porte chiuse. Questa mattina il tecnico Giovanni Zichella ha parlato della gara di domani, ma anche di mercato. Il servizio di Agna Cantagalli. Secondo impegno ufficiale della stagione per il Teramo, che sarà di scena domani a Rieti alle ore 17.30 allo stadio Centro d'Italia per affrontare per l'appunto il Rieti nella seconda giornata del girone H di Coppa Italia. Il Teramo che cerca conferme dopo il primo match ufficiale della stagione contro la Fermana, si va verso la conferma del 4-3-3 nonostante l'esperimento del 4-2-4, 4-2-3-1 visto ad inizio ripresa ad Avezzano con Piccioni e Fratangelo in ballottaggio lì davanti per una maglia. Mi aspetto tanto, perché poi dopo questa partita non abbiamo più nessuna partita ufficiale fino al 15 o il 16 settembre, quindi pretendo il massimo come sempre da ogni singolo calciatore, pretendo che tutti diano tutto quello che hanno sempre in continuazione, chi giochi, chi non giochi.
e voglio vedere il lavoro che stiamo svolgendo in allenamento, io lo voglio vedere in partita, lo pretendo. E questa mattina poteva essere una conferenza da parte del mister Giovanni Zichella per commentare la chiusura del calciomercato, trattative che invece sono state posticipate a venerdì prossimo dalla FIGC, che ha accolto la richiesta della Lega Pro e dell'Asso Calciatori, ma il tecnico del Teramo ha comunque commentato alcuni degli obiettivi che sta provando a portare in biancorosso il direttore sportivo Sandro Federico. Ha parlato di D'Urso, ha parlato di Eselasi e ha parlato anche del rientro di Gomis, considerato dal mister biancorosso come un top player. È un altro calciatore che io ho avuto nel settore giovanile, è un calciatore che ho avuto purtroppo solo un anno nei giovanissimi nazionali, non mi fate dire l'anno perché non è bello, sono... però tanti anni fa, e l'anno dopo lui già con gli allievi regionali non ha fatto gli allievi regionali, ha tenuto il ritiro con la prima squadra, quindi secondo me è un talento ancora inespresso Gomis, ha delle doti atletiche fuori dalla media. Io ho anche allenato suo fratello per 2 anni, che anche lui è bravo e adesso è anche in Serie A, tra parentesi, però lì è qualcosa di eccezionale. Io spero di averlo il più presto possibile, perché per noi potrebbe essere un top player. Personalmente preferivo che finiva oggi a mezzogiorno il mercato, così ieri si poteva, quello che stavamo cercando potevamo avere risposte o sì o no. Ho fatto 33 presenze in Serie B, però devo essere sincero, qualche dubbio su D'Urso ce l'ho che possa venire. Menzione speciale da parte del tecnico per il terzino Fiordaliso, la cui pista si è riaperta nelle scorse ore. Pare che infatti il giocatore del Torino sia intenzionato a raggiungere il Teramo. Il Teramo si aspetta per l'appunto una risposta a breve dal calciatore e dal Torino, che deve dare comunque il beneplacito per il trasferimento. Sarebbe il suo ingresso un completamento della difesa con un innesto che per l'appunto mancava lì a dare un'alternativa al giovane Mastrilli. Siamo sempre in trattativa con Fiordaliso e penso che entro stasera sappiamo qualcosa di Fiordaliso. C'è l'aspetto tecnico, l'aspetto economico, c'è l'aspetto logistico, no? Perché poi uno che abita a Pordenone per venire a Teramo o viceversa è difficile. Se uno abita a Pescara come Ventola è un po' più semplice venire a Teramo. E chiudiamo con la Serie D, nuovo modulo con gli interpreti dello scorso anno per un 3-4-3, sempre alla ricerca dello spettacolo. Questi gli ingredienti di Federico Giampaolo, che si appresta a vivere la seconda stagione sulla panchina dell'Avezzano. Vediamo. Federico Giampaolo, intanto una prima impressione su questo test amichevole con il Teramo. È stata una partita intensa, giocata da tutte e due le squadre, a prescindere dal risultato che conta relativamente, però mi serviva capire la condizione fisica della squadra, l'atteggiamento. A me piace avere sempre una squadra propositiva, a tratti l'abbiamo fatto anche bene. Abbiamo incontrato una squadra di categoria superiore, per cui a livello tecnico era un pochino evidente, però sono soddisfatto perché era la nostra prima partita tra virgolette importante, e la squadra si è mossa bene. Certo c'è ancora da migliorare, però siamo a un buon punto. Il momento degli esperimenti, però io raccolgo un'indicazione poco fa del presidente Paris. Lei ha provato un 3-4-3, il presidente Paris sembra spingere sul modulo dello scorso anno, però voglio dire, c'è tempo. Bellissima questa. Ma stiamo provando. È normale che l'anno scorso giocavamo in un modo diverso, però se non ricordo male abbiamo fatto 12 pareggi con le squadre piccole. Quest'anno, siccome io voglio cambiare perché mi annoio tra virgolette, avendo preso un giocatore come Alessandro, come Dos, come Cerone, Pellecchia che sono rimasti, mi piace spingermi ancora un pochino più in là. Il modulo è questo, vediamo, abbiamo lavorato su questo modulo. Adesso una partita amichevole non può sicuramente intaccare la nostra filosofia, sarebbe una cosa assurda, per cui
cui con il presidente Paris non c'è nessun problema. È logico che lui anche nelle partitine così amichevoli vorrebbe vincere, come vogliamo vincere tutti quanti, però rimane sempre una partita amichevole. Ecco, mister, due considerazioni: una sul ritardo dell'inizio del campionato, quanto incide, e poi se dovesse esserci il Bari. Bari non è una società che lascia indifferenti Federico Giampaolo, ovviamente. Ma per quanto riguarda il campionato è deleterio, perché da tanto tempo che ci stiamo allenando, adesso se parte il 16 settembre diventa dura, no? Però i giocatori devono capire che potremmo lavorare meglio a livello fisico, a livello mentale dovrebbero stare un pochino più concentrati, perché capisco che partendo il 26 luglio, giocando il 16 settembre, effettivamente è tanto. Per quanto riguarda il Bari, l'acquistato da Laurentiis, io vivo a Bari, c'è grande entusiasmo, è normale che se per caso dovessero metterlo nel nostro girone farà una squadra per stravincere il campionato, però vediamo. Da Bari arrivano sollecitazioni a Giampaolo, non so, qualche amico, lasciaci strada, tra virgolette, chiaramente. Sì, sì, qualche battuta così di circostanza, però ripeto, non è ancora ufficiale. Loro so che vorrebbero venire a giocare nel girone F, perché giocando nel girone del sud ai tifosi vieterebbero tutte le trasferte, per cui tendono a spingere a giocare al girone F, e speriamo che alla fine non entri nel nostro girone. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo che dalle ore 17.30 circa saremo in diretta con la nostra trasmissione diretta a stadio per seguire il primo appuntamento in campionato dei biancazzurri Cremonese-Pescara, con collegamenti dallo stadio Zini di Cremona e anche le interviste del post-gara con il nostro inviato Paolo Renzetti. Proprio per la presenza di Cremonese-Pescara, la seconda edizione sarà in formato ridotto e andrà in onda nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, indicativamente intorno alle 18.50, la terza edizione invece resta fissata alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.